Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono particolarmente lieto di essere qui, ovviamente, ma lieto anche di raccontare una storia, che è la storia di un percorso, è un percorso di ascolto e di riflessione su quella che è l'identità di una fondazione importante come la Fondazione Cariplo. Ed è una storia che ha coinvolto tantissime persone. Facevamo due conti con Dario, più di 100 alla fine, e sono state le persone coinvolte in questo percorso. E persone che ovviamente sono state dirette con una regia straordinaria dall'Ufficio Comunicazione e Pubbliche Relazioni della Fondazione Cariplo, ma anche dal Politecnico di Milano. Io rappresento qui il Politecnico di Milano, la Scuola del Design, perché abbiamo coinvolto dei colleghi, dei collaboratori e degli studenti in particolare, per poter partecipare a questo processo. E in più, tra gli attori, un'agenzia di design, mi piace dire design strategico, che è un concetto a me molto caro, perché usa il design come strumento strategico per migliorare la qualità della comunicazione o per chiarire meglio quale possa essere l'identità e la narrazione associata ad un'organizzazione che è in area. E qui abbiamo Antonio Romano, che è il fondatore di questa realtà. È stata un'operazione concertata, dove l'obiettivo era proprio quello di riuscire a confrontarsi su questo tema dell'identità. Chiaramente poi l'identità si esprime con delle rappresentazioni sintetiche, simboliche, possono essere dei logotipi, possono essere delle scelte cromatiche, no? E quindi alla fine siamo arrivati a questo, però attenzione, questa dimensione poi si porta dietro una riflessione sui valori, un racconto della missione e della visione di un'organizzazione. E quindi bisogna trovare un qualche elemento di coerenza. Da dove siamo partiti? Beh, la prima immagine della Fondazione Cariplo è stata questa, ed è un'immagine che è perdurata nel tempo per più di 15 anni. Abbiamo un simbolo, che è la K del SAS, in questo medaglione. Abbiamo per esteso il nome della fondazione con la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, con questo font molto ornato, un font ministeriale, lo stesso che trovate utilizzato ad esempio alla Camera dei Deputati, quindi molto istituzionale. Evidentemente questa dimensione dell'istituzionalità è una cifra molto importante della fondazione. E non era leggibile o era scarsamente leggibile, e quindi c'è stato un lavoro successivo di usabilità. Si parla spesso, io mi occupo di design, di universal design, di design universale, di design for all, perché bisogna rendere le cose più facili da usare, magari partendo dalle persone più svantaggiate per poter portare poi dei vantaggi a tutti quanti. E questo riguarda anche il discorso dell'identità, i logotipi, l'uso dei font e quant'altro. Chiaramente qui c'è un'operazione di sintesi, no? Quindi non è più Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, ma diventa Cariplo. E comunque inizia ad essere evidente un'identità differente, o che si inizia a differenziare rispetto alla banca di riferimento. E questa banca è quella che in qualche modo campeggia all'interno di questo logo. E l'avete vista tutti entrando, campeggia qui davanti all'ingresso del centro congressi della fondazione, la K del SAS, una straordinaria architettura della metà dell'Ottocento in stile eclettico, che si ispira ai palazzi fiorentini, all'architettura rinascimentale, con questo bugnato importante che dà l'idea di solidità, no? È come quell'idea che dovrebbe trasferire una banca. Però la fondazione non è la banca. E quindi, se noi si vuol costruire un'identità, bisogna in qualche modo provare, sì, a capire quali sono le radici, e queste radici sono assolutamente evidenti nel motto latino, no? Che prima ha citato anche il direttore, no? Tutte servare, munifice, donare. E forse un po' meno nel riferimento a questo simbolo, che appunto è il simbolo della banca, della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, poi intesa San Paolo. Che cosa abbiamo fatto? Vi ho detto, è un percorso che ha coinvolto diverse persone. Quando si parla di identità visiva, si parla appunto di identità. Succede spesso che
uno non si vede per quello che è realmente, e lo dico come essere umano, ma potrei dire anche come organizzazioni. Le organizzazioni non sanno esattamente cosa sono, per tanti motivi, perché si ha un'immagine diversa di se stessi e quindi bisogna chiedere agli altri da fuori di poter provare a leggere questa immagine. E allora l'intuizione che è venuta fuori con la regia della comunicazione di fondazione è stata quella di organizzare un workshop invitando una serie di stakeholder, di portatori di interessi e non solo, creativi e non solo, che abbiamo in qualche modo seguito con un'attività di co-design, la chiamiamo, di partecipazione alla messa a fuoco, evidentemente, di alcune soluzioni progettuali. Non solo, in area si è mossa intervistando una serie di attori chiavi presenti all'interno dell'organizzazione e lì ha capito tutta una serie di aspetti e c'è stata anche una convergenza, no? su quello che veniva percepito dal di fuori e quello che invece veniva percepito da dentro, che ci ha consentito di mettere a fuoco in modo un po' più evidente, più chiaro, quali fossero gli elementi distintivi di questa nuova identità che dovevamo andare a ridefinire. E vedete, l'operazione che abbiamo fatto come Politecnico in collaborazione anche con Inara è stata un'operazione difficile perché poi confrontarsi con questi vari attori, prima parlavo appunto di quasi un centinaio di persone con cui abbiamo attivato una relazione durante questi 2 anni di riflessione sull'identità, e hanno detto diverse cose, no? Dove lo sforzo che è stato fatto, che è uno sforzo, se volete, a cui siamo un po' abituati come ricercatori, di rendere sintetica un'idea, è stato proprio quello di riuscire a riassumere alcuni dei valori chiavi che sono emersi in questo percorso. E li abbiamo clusterizzati, questi valori, dentro 3 grandi contenitori. Il primo è quello dell'essenza, cosa è la Fondazione Cariplo. E quello che, ad esempio, è stato colto un po' da tutti è questo leggere la Fondazione Cariplo come se fosse una specie di lievito, un enzima, no? Che è dentro un territorio fertile, capace di accogliere questo enzima e di far crescere poi delle risposte positive, funzionali evidentemente al miglioramento della qualità della vita delle persone e in particolare degli svantaggiati. Qui c'è una parola chiave in inglese, scusate l'anglismo, we engineer hope, noi ingegnerizziamo la speranza, che era una frase che aveva formulato uno degli stakeholder che ha partecipato al workshop, che dà un'idea molto veloce, immediata, no? Di che cosa è il percepito di questa realtà. Una macchina che funziona, ben strutturata, con persone competenti, eccellenti, non nella relazione col mondo esterno, che lavora sul futuro, perché speranza è futuro, è tensione verso il futuro per migliorare la qualità della vita delle persone, e in più capace di accelerare dei fenomeni presenti sul territorio. Un altro aspetto significativo, importante, per tutte le organizzazioni e le modalità di relazione con il mondo esterno, alcune parole chiave le abbiamo messe dentro, sotto questo cappello, e la cosa che abbiamo notato in particolare, significativa, è che la Fondazione si propone un po' come se fosse una piattaforma che abilita persone con competenze, con abilità a fare cose funzionali rispetto a un'idea di filantropia moderna, contemporanea, una filantropia 2.0, abbiamo provato a dire, qualcosa che in qualche modo raccoglie anche le sfide delle trasformazioni che stiamo subendo oggi a diversi livelli. Ecco, poi magari diversi aspetti sollevati dal gruppo, specialmente dal gruppo degli stakeholder. Noi vorremmo che la Fondazione non fosse solamente quella realtà che ci finanzia un progetto e che ci segue nelle prime parti di questa storia, ma vorremmo che ci seguisse, vorremmo che fosse l'angelo custode, vorremmo che ci fosse una dimensione di follow-up che ci consente di crescere insieme. E poi un ultimo aspetto, che è il percepito vero e proprio, no? L'evidenza fisica, la percezione. E chiaramente ci sono anche degli elementi di criticità, qui abbiamo messo degli elementi che invece ci sembravano significativi e positivi e criticamente adattabili per poter fare poi una riflessione sull'identità successiva. La percezione è che questa realtà, la Fondazione Cariplo, segua un processo trasparente, segua un processo in qualche modo limpido, chiaro, no? nel potersi confrontare col mondo esterno. C'era questo tema ricorrente di sorpresa. Ecco, le buone notizie non fanno notizia. E quindi quando questa buona notizia
finalmente raccoglie l'attenzione del pubblico, c'è sempre un moto di sorpresa. E questi elementi sono elementi su cui abbiamo riflettuto anche nella messa a punto della strategia. In sintesi, come siamo? Come siamo stati percepiti? Bene, motori di cambiamento della società, una macchina che funziona, un enzima, come vi dicevo prima, la dimensione di istituzionalità, ma al contempo di innovazione, lo abbiamo visto anche con la precedente presentazione di Sergio Urbani, no? Con questa idea di costruire degli elementi che incrociano le competenze e i settori, perché oggi è lì che sta andando un certo mondo della ricerca, del sostegno alla società e alle comunità. E poi ecco, un aspetto critico, no? Che è quello di vedere la fondazione come, proprio il termine utilizzato più spesso, come cordone ombelicale legato al mondo della finanza. E c'è una volontà, che è quella di come essere percepiti, e quindi abbiamo notato che questa realtà, la fondazione, ha una ricchezza straordinaria, ma che questa ricchezza non viene comunicata a sufficienza, quindi bisogna impegnarsi di più, no, per poterlo fare. E l'idea è di usare i beneficiari dell'azione della fondazione come portatori di storie che servono a dare più identità alla fondazione stessa. Non dimenticando che la fondazione nasce legata ad un territorio specifico, molto peculiare come quello lombardo, e che il suo obiettivo è quello di essere vicino alla gente, essere in grado di far crescere le comunità e non dimenticare in particolare le persone più svantaggiate. E poi c'è un aspetto che è l'obiettivo, no, di questo percorso, la meta che si vuole raggiungere, cioè come vogliamo raccontarci. Dunque, mi piace, uso un termine inglese, una specie di reverse storytelling, cioè una specie di narrazione all'inverso, dove io chiedo ai beneficiari di poter raccontare che cosa hanno ottenuto evidentemente dal rapporto, dalla relazione con la Fondazione Carico, per poter essere quello che sono. E sempre non dimenticando che l'obiettivo della Fondazione è puntare alla qualità della vita della persona, in particolare appunto alle comunità. Tutto questo che cosa ha generato? Ha generato delle parole chiave e prima ancora una strategia che abbiamo sintetizzato come il titolo di questo evento. È la storia delle persone che fa l'identità di questa realtà. Bisogna mettere al centro le persone. Il concetto di persona, peraltro, è un concetto straordinario. È stato sdoganato da poco, nella sua valenza ampia, pensando a economisti come Amartya Sen, pensando a filosofi come Martha Nussbaum. L'idea di persona è un'idea completa di un essere umano che deve raggiungere il proprio equilibrio, la propria dignità, in qualche modo rispettare la sua dignità di essere umano. Ecco, la Fondazione Cariplo è storia di persone, e questa è la strategia che è stata messa a punto nella relazione poi con i ragazzi, che come vedremo hanno poi sviluppato una serie di idee. Questi sono i valori chiave che abbiamo messo a punto, istituzionale, innovativa. Istituzionale è parte della storia, innovativa è emerso nel tempo, macchina che funziona, dimensione di trasparenza, accoglienza, ancora una volta enzima e quant'altro. E questo è stato lo spunto per poter coinvolgere alcuni laureandi e laureati del Politecnico di Milano, della Scuola del Design in particolare, del corso di studi che si occupa di comunicazione all'interno della Scuola del Design, che hanno formulato una serie di proposte. Qui vedete i primi concetti, no? Le prime idee, no? Dove praticamente, attenzione, un monogramma è la sintesi sostanzialmente di una narrazione, di qualcosa che si vuole trasferire al mondo esterno. E dopo di questo abbiamo avuto il pregio di confrontarci con una delle agenzie di branding più importanti
in Italia che appunto in area, che ha fatto un lavoro di raffinamento, ha raccolto alcuni di questi spunti, li ha rielaborati, qui vedete le tre proposte che sono arrivate in ballottaggio, poi c'è stato un confronto vuoi con la Commissione Centrale di Beneficenza, vuoi con il Consiglio di Amministrazione, che infine ha scelto il logo che vedete già oggi, finito il mio tempo, che vedete già oggi utilizzato. Ecco, questi sono i valori chiave che caratterizzano il logo. Ancora dimensione istituzionale, vedremo dove, dimensione innovativa, è un linguaggio molto più contemporaneo, e poi questa idea di partnership, di trasparenza, di macchina che funziona e di ingegnerizzazione della speranza. L'animazione vi racconta come è stato costruito il logo. A me mi piacciono particolarmente questi riferimenti alla squadra e al goniometro, alla squadretta e al goniometro, perché io sono un architetto, mi sono formato da architetto, anche se poi mi sono dedicato al design, e con questi due oggetti potete disegnare di tutto, di più. E quindi c'è un'idea di generatività, di progettualità, no? che già dentro la costruzione del marchio. In più sono figure semplici, ma molto efficaci quando vengono sovrapposte, giustapposte, danno un'idea di partnership, riescono anche a costruire una tridimensionalità che caratterizza di fatto questo aspetto. Qui vedete le diverse declinazioni che possono essere esplorate con questo gioco, no? Questa specie di macchina, no? Potrebbe essere una leva con... sull'innesto di quel semicerchio, eccetera. E abbiamo usato il colore blu, perché vogliamo riferirci evidentemente alla storia, che è questa dimensione istituzionale della fondazione, e poi lavorando con l'azzurro per riuscire a trasferire trasparenza e vivacità. Avete già visto nella presentazione di Sergio Urbani la declinazione possibile che può essere fatta con il monogramma, con diversi colori associati alle diverse aree di interesse e di intervento della Fondazione Cariplo. E questa animazione vi fa capire da dove siamo partiti. Questo era il logo che è stato utilizzato fino a qualche settimana fa, e questo invece è il logo che stiamo utilizzando oggi. Come vedete, un rapporto importante con il passato è preservato grazie al recupero del motto, alla conservazione del motto latino. E, è un po' il benessere dell'albero per le sue radici, cioè crescere, no? Avere nuove fronde, ma non dimenticare che ci sono delle radici importanti che vanno preservate. In più, questa dimensione delle radici oggi ha fatto, come dire, una specie di salto indietro nel tempo, perché grazie al lavoro della dottoressa Barbara Costa, che è la direttrice dell'archivio storico di Intesa San Paolo, che interverrà subito dopo di me, si è scoperto che una commissione centrale di beneficenza già esisteva qualche anno prima delle precedenti informazioni. Grazie a tutti.